La domenica di tutti i santi sono andato a celebrare la messa in un bairro un po' isolato, un po' distante dalla parrocchia di San Cristovo, qui nella prefettura di Salvador Bahia, un bairro relativamente recente, costituito da abitazioni che corrispondono un po' alle nostre case popolari, luogo in cui non esiste una chiesa e per la verità neanche una cappella ancora, per cui volta per volta celebriamo la messa in uno dei locali comuni annessi ad un blocco di queste abitazioni, che è solitamente utilizzato per feste, balli e quant'altro, oppure molto più semplicemente anche sotto un gazebo, con la compresenza di animali vari, quali gatti, cani e persino cavalli. Ma la storia di cui vi voglio parlare oggi non riguarda nulla di tutto questo, bensì di quello che è il messaggio fondamentale della Domenica di tutti i Santi, ovvero la santità. E così nell'omelia di quella domenica, che potete ascoltare in italiano sul mio canale, ho cercato in più modi di parlare della vocazione universale alla santità, di come essa consista fondamentalmente nell'imitazione di Cristo, nella progressiva conformazione a Cristo, arrivando a pensare e ad agire come Lui. E tutto sommato mi pare che le persone presenti siano riuscite a seguire abbastanza e a comprendere il senso delle parole che dicevo. Al di là di tutto questo, però, ciò che mi ha colpito è stato il canto finale. Ora, chi mi conosce almeno un po' sa quanto io sia esigente e selettivo riguardo ai canti da usare durante i momenti liturgici ed in particolare nella Santa Messa, in quanto non tutti i canti, a volte soltanto vagamente ispirati ad un qualcosa di religioso, vanno bene allo scopo. Forse un po' più di tolleranza si può avere con il canto finale, ed in quel caso, in quella domenica, devo pure riconoscere che mai scelta fu più ispirata ed azzeccata di quella compiuta da coloro che stavano cantando e suonando. Si trattava di una canzoncina popolare, molto semplice, senza tante pretese, il cui messaggio però riassumeva ed esprimeva pienamente e profondamente il senso della santità. E quindi tutto ciò che avevo cercato, che mi ero sforzato di trasmettere con la mia omelia. Il testo di questa canzone, composta da Padre Zezinho, un sacerdote religioso brasiliano, parla di un dialogo tra un sacerdote ed una bambina, la quale gli domandò che cosa doveva fare per avere la felicità. E la risposta del sacerdote fu molto semplice: amare come Gesù amò, sognare come Gesù sognò, pensare come Gesù pensò, scherzare come Gesù scherzò, sentire come Gesù sentiva, gioire come Gesù gioiva, e quando arriverà la sera andrai a dormire felice. Che dire, non fa una piega. Che cos'altro è la santità? Cos'altro dovrebbe essere la santità se non fare tutto come l'ha fatto Gesù? Più semplice di così? E questa è la dimostrazione di come la semplicità della fede popolare può giungere talvolta a conclusioni cui neanche i trattati di teologia con i loro paroloni riescono lontanamente a far comprendere. Chiaramente confesso di non aver percepito tutto questo immediatamente, anche perché impegnato subito dopo la messa nella benedizione di alcuni oggetti di devozione, nel riporre vasi e lini sacri nella loro custodia. E non essendoci una cappella, bisogna portare tutto, proprio tutto, da casa. Avevo tuttavia percepito la melodia, che non mi risultava nuova, essendo questo canto conosciuto anche in Italia sin dagli anni Ottanta, e tradotto con un titolo simile a quello originale, ovvero Amar come Gesù amò, ed il cui testo potete trovare qui sotto in descrizione. A tutto questo ho riflettuto però una volta tornato a casa, quando la coordinatrice di quella comunità mi ha inviato questo piccolo video che oggi condivido con tutti voi. Pace e bene a tutti. Para ser feliz.
Sorri como Jesus sorria.